ci sarà un impatto molto diretto nei comuni della zona rossa, visto che l'Italia è direttamente interessata dall'epidemia. Sì. In questi comuni noi stiamo predisponendo misure che inseriremo in un decreto legge che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri tra domani e dopodomani, e sono misure che vanno dalla sospensione del versamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali, la sospensione della riscossione, l'accesso facilitato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la sospensione delle bollette. Stiamo lavorando con ABI per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari, e in caso di danni accertati saranno previsti dei contributi per la ripresa delle attività economiche. Queste misure sì. riguardano e riguarderanno i comuni della zona rossa. Poi è necessario fare naturalmente un ragionamento più ampio, perché parliamo di regioni come Lombardia, Veneto, Piemonte, che hanno adottato ieri dei provvedimenti di parziale chiusura di alcune attività pubbliche. Lì bisognerà valutare l'impatto sull'economia e verificare l'adozione di misure più significative se la cosa proseguirà. Dobbiamo temere che questo si aggraverà, la situazione si aggraverà. Noi stiamo monitorando attentamente l'evoluzione della congiuntura economica in relazione a quello che sta accadendo. È evidente che se questi dati venissero confermati sarà necessario adottare delle misure più significative, anche attraverso un decreto crescita che potrebbe a questo punto essere adottato a ridosso della presentazione del documento di economia e finanza.